L'iniziativa di questa sera si colloca dentro la notte di luce che ogni anno la nostra comunità vive in occasione della festa della trasfigurazione del Signore. Siamo ben lieti di ospitare questa sera il GAL Terre Locridee, il dirigente Giovinazzo e tutti gli ospiti che appunto interverranno in questo momento di riflessione. In questo tempo estivo fermarsi e riflettere anche sul futuro diventa ormai importante e impellente, proprio per non entrare dentro il circuito della frenesia estiva e dell'ansia, del panico e della paura pandemica. Abbiamo in maniera particolare questa sera vissuto un momento di progettazione verso il futuro di Montestella. Vorrei ringraziare il GAL Terre Locridee per questo contributo che ci aiuterà a realizzare e a creare il Museo dell'Eremo, che prevede un percorso naturalistico, religioso, spirituale e anche etico. E soprattutto il progetto è un progetto inclusivo, capace cioè di integrare, è un progetto sociale e quindi di fronte al sociale, di fronte al bene comune, deve sempre, bisogna sempre eliminare gli interessi personali o di parte. Il percorso museale prevede appunto che nei momenti di preghiera o nei momenti in cui appunto la grotta è abitata per celebrazioni e durante anche le feste solenni, i pellegrini possono entrare in maniera libera e gratuita e solo quando ci sono dei momenti di percorsi turistici che chiediamo a tutti un contributo, anche perché il santuario dà tanti servizi anche al turismo.